Buon pomeriggio amici di Gossip Mania e ben ritrovati, dite la verità, vi eravamo mancate in questa piccolissima sosta lontane dal pomeriggio consueto ormai di chiacchiere, infatti siamo prontissime per parlare di tutto ciò che è successo, anche per recuperare gli ultimi argomenti degli ultimi giorni, veramente tantissimo di cui parlare ovviamente rigorosamente con Elvira Vigliano, ciao! Ciao Alessia, ben ritrovata finalmente. Ci mancava un po' questo pomeriggio insieme perché insomma si affrontano temi importanti oltre che a quelli più leggeri, insomma. Eh sì, anche perché in questa breve pausa è successo come al Ovviamente. solito di tutto, quindi abbiamo lasciato alcuni dei nostri personaggi in situazioni un po' complesse e possiamo dire anche in questa prima puntata della settimana, ve l'avevamo detto perché molte cose erano già Ma nell'aria. noi ci vediamo lungo. Sì, da donne poi abbiamo delle intuizioni veramente giuste, quindi siamo lungimiranti. Iniziamo subito con il nostro primo argomento, non poteva che essere un argomento ovviamente di recupero, poiché ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, nelle scorse settimane, finalmente è iniziata l'Isola dei Famosi. Isola dei Famosi che poi se la gioca veramente con Sanremo, perché in realtà anche con il serale di Sì. Amici, perché iniziano alle 9 e finiscono oltre l'una e Sì. mezza, quindi veramente, veramente Non tardissimo. riposeremo mai più perché ogni mese c'è qualche novità, però devo dire che l'Isola dei Famosi con Ilari si conferma essere, diciamo, il tema centrale di tutta la settimana. Ma infatti Ilaria ha avuto tantissimi consensi, non solo per i suoi bellissimi outfit, questi orecchini grandissimi, ma soprattutto Ilaria, una di noi, che è arrivata all'una, davvero non ce la fa più, quindi inizia a togliersi scarpe, orecchini pendenti pesanti, inizia proprio a prepararsi per andare a dormire, saluta tutti e se ne va, quindi è veramente ci rappresenta. Sì, ci rappresenta anche perché, parliamoci chiaro, insomma, la conduzione di un programma per tante ore è pesante, anche perché purtroppo anche seguire una scaletta diventa difficile all'Isola dei Famosi, perché ne succedono di ogni 5 minuti. E stesso lei, insomma, improvvisando anche molto spesso si lascia andare poi a piccoli, diciamo, giochi di parole, se così vogliamo dire, che però la rendono sempre più umana e sempre più appetibile, insomma, dal pubblico. Sì, molto molto simpatica anche nella gaffe della prima puntata con la palapa che è diventata poi patata, Patata. insomma. Quindi infatti lei, poveretta, era super mega imbarazzata anche perché aveva dato particolare enfasi nel presentare questo luogo Certo. storico, ovviamente, dell'Isola dei Famosi e quindi poi è diventata un meme particolarmente virale nei giorni successivi. Ilari che poi è stata particolarmente carina sempre nella prima puntata perché proprio all'inizio ha ringraziato Alessia Marcuzzi, che è l'ex conduttrice proprio dell'isola, ricevendone così il testimone, l'ha ringraziata per il supporto e per tutte le indicazioni e per questa nuova avventura, simbolo di sinergia tra donne, che è sempre una cosa meravigliosa. Devo dire che in entrambi i casi, insomma, l'isola è sempre stata un programma che mi ha affascinato perché si tratta di donne molto semplici che comunque non sono costruite, si lasciano andare, conducono il programma a cuore aperto. Quindi questo forse è il segreto della maggior parte dei successi che poi hanno avuto e anche perché poi c'è questa, non c'è competizione effettivamente tra le due perché comunque hanno dei percorsi di vita totalmente diversi, però sono cresciute entrambe proprio nella televisione, arrivando poi ad occupare un ruolo fondamentale. È vero, poi fanno televisione anche in maniera un po' Sì. similare, senza peli sulla lingua, con questa grande simpatia e naturalezza, quindi sono un po' diverse rispetto agli schemi patinati della stessa Sì. televisione, anche spesso dell'emittente televisiva. E questo forse rappresenta anche una scelta obbligata per determinati programmi, perché avere insomma una persona impostata che non è in grado anche di gestire i piccoli imprevisti rende un po' il tutto, diciamo, difficile anche da digerire. Diciamo che con Ilari ci lasciamo un po' più andare perché insomma non è la solita conduttrice, a differenza invece della Marcuzzi che invece ha una linea molto più definita.
Ilarie, un po' così, è caciarona, come si dice. È vero, è verissimo, piccoli imprevisti che molto spesso sono proprio in casa, anzi per meglio dire in studio, poiché abbiamo parlato di gaffe, però c'è la regina dei doppi sensi che è Iva Zanicchi, l'avevamo già preannunciato, è fantastica, è divertentissima e soprattutto scherza tantissimo, sia nell'essere al fianco di Tommaso Zorzi, che è veramente un'altra persona dalla battuta sempre e costantemente pronta, ma soprattutto gira e gioca tanto su questo essere proprio caciarona di Ilari, quindi è lì pronta a evidenziare tutte le gaffe e tutto ciò che dice. Diciamo che Iva Zanicchi si pone un po' come la mamma o la nonna di tutti, quindi questo modo che ha anche di sottolineare queste piccole cadute, diciamo così, è sicuramente materno. Però certo è che se qualcosa potesse essere dimenticato, lei è pronta lì a sottolinearlo e a non farlo passare inosservato. Tommaso Zorzi è stata una riscoperta, perché insomma all'interno della casa l'avevamo detto, è una personalità molto, ha una personalità molto particolare, però insomma all'interno del programma dell'Isola dei Famosi è lì pronto a commentare anche con un po' di cattiveria, diciamo così. Eh Quindi sì, mette un po' di pepe, sì. diciamo, a tutto il gioco, a tutto il format. Conduttori quindi assolutamente promossi, opinionisti assolutamente promossi, in collegamento video nelle prime due puntate Elettra Lamborghini, che era positiva al Covid, che non si è lasciata però scoraggiare, anzi si è proprio preparata, vestita e truccata come se fosse lì in studio insieme al suo cagnolino che poi è diventato protagonista sui social perché dopo circa 30 secondi di diretta è svenuto, addormentato sul divano, quindi poco se ne è interessato ovviamente. Elettra però che fortunatamente non è più positiva al Covid da ultimo tampone proprio della giornata di ieri e quindi con tutta probabilità sarà proprio presente in studio nella prossima puntata di giovedì insieme proprio a Iva e a Tommaso Zorzi. Diciamo è un trio che funziona perché sono personalità, hanno delle personalità molto simili, però al contempo hanno modi di esprimersi totalmente diversi. Quindi, insomma, Tommaso è un po' più quell'elegante, Iva è la mamma e Elettra invece è una di noi, quindi insomma, ne vedremo delle belle, secondo me. Eh sì, poi con Ilari possiamo solo immaginare cosa accadrà. Bocciati invece a furor di popolo i naufraghi, poiché si legge sui social, ma anche opinione comune, che la maggior parte non sono persone note, tendono molto a litigare, non c'è quell'appeal che rende l'isola particolare e quindi tutto si è focalizzato sull'isola dei Burignos e quindi Sì. questa isola a parte dove c'è la mamma di Giulia Salemi, quindi c'è Fariba, c'è Ubaldo e poi c'è il simpaticissimo Marco Maddaloni che insieme all'amicizia con Rosolino crea dei siparietti fantastici. Diciamo che l'isola con questi tre personaggi potrebbe anche essere completa, perché ci sono già voci di abbandoni, litigi continui, Polemiche. polemiche, insomma la convivenza è ancora più difficile di quello che avevamo immaginato e diciamo manca anche quel picco di brio che dovrebbe esserci, anche perché fondamentalmente hanno deciso tutti volontariamente di partire, nessuno li ha costretti. Sapevano a cosa andavano incontro, però ecco, noto un po' di leggerezza e superficialità, soprattutto da parte delle donne, che piuttosto che creare, sai, quel legame, sono in competizione tra di loro quasi come se stessero facendo una sfilata. Eh sì, Quindi, poi era iniziata questa cosa ancora prima di partire, sì. quindi l'avevamo un po' previsto. Come cose più importanti da sottolineare, capirete già da quello che sto per dire, che quindi l'importante c'è veramente ben poco. Nella prima puntata già il primo infortunio alla spalla per Sì. Roberto Ciuffoli che si è schiantato praticamente. E poi questa polemica che è montata su Akash Kumar, ormai questi nomi Sì, fantastici, però molto li semplici. pronunci perfettamente, Dici, quindi sì, non ne assolutamente. sono molto convinta, però se lo dici tu ci credo, Convinta. e che ha un segreto molto importante, perché questo bellissimo ragazzo moro con questi riccioli, questa carnagione olivastra, ha dei bellissimi occhi azzurri. E c'è chi giura, ossia le sue ex compagne di classe, che farsi i fatti propri proprio mai, giurano che in realtà da piccolino non aveva gli occhi azzurri, bensì dei normalissimi occhi marroni.
che erano in linea poi anche con i suoi colori. Esattamente, cioè. Quindi varie testimonianze dicono che effettivamente abbia ricorso alla chirurgia estetica oculare. Non so se esista, però qui, per rendere l'idea. Qui ci facciamo il problema della miopia, dell'astigmatismo, gli occhiali sì, le lentine no, il vento, l'allergia, invece qui si cambiano il colore degli occhi senza problemi. Non lo so come. È una cosa furba, devo dirlo. Una cosa furba. Non ci avevo ancora pensato. Però non dobbiamo dimenticare, come al solito, il passato. Cioè, se ci sono foto di te che hai gli occhi castani, almeno cerca di dire mi sono messo le lentine. Cioè, giustifica in qualche modo. L'unica cosa che devo dire è che questo ragazzo è un po' pesantuccio proprio. Di suo. Di suo è proprio pesantuccio, non se ne scende con i commenti che fa anche in relazione poi a Tommaso Zorzi che lo stuzzica. Sì, è vero, c'è stato un attimo di tensione tra i due. Pesantuccio proprio perché dice sono appena arrivato, non conosco nessuno, non posso criticare. Diciamo che già la critica c'è quando ci si incontra. Ma anche a pelle, semplicemente, ci può stare chi ti è simpatico, chi ti è antipatico. Quindi qua è sempre la solita tarantella, insomma, tutti vogliono piacere al pubblico, però in realtà si odiano già a vicenda e non lo vogliono dire. E infatti è già in nomination con Angela Melillo, quindi sono contenta, così se ne va. Vediamo un po' cosa succederà nella prossima puntata. Attenzioneremo soprattutto il ritorno di Elettra Lamborghini, che sicuramente ci farà a sorridere ed è una cosa molto importante in questo periodo. Cambiamo argomento e torniamo a parlare d'amore, un amore, oddio, ahimè, finito. E di questa cosa ci dispiace molto, poiché ne avevamo parlato in maniera anche abbastanza sicura, facendo riferimento ad altre storie d'amore che poi analizzeremo in seguito. Su questa invece avevamo detto una storia d'amore abbastanza lampo, perché si sono conosciuti a settembre, subito si vogliono sposare, ed è bastato un'ospitata da Mara Venier e l'amore è sparito. Abbiamo secciato un pochino. Un po', forse sì, l'abbiamo tirata effettivamente. Parliamo di Arisa e Andrea Di Carlo, che si sono lasciati definitivamente, quindi non è saltato solo il matrimonio ma persino il fidanzamento, complice le lacrime di Arisa in questa intervista di qualche settimana fa, di due domeniche fa appunto, con Mara Venier, nella quale nuovamente si era commossa nel parlare della sua situazione sentimentale senza mai però nominare il suo promesso sposo. Evidentemente già c'erano delle problematiche di fondo, come poi ha dichiarato lo stesso Andrea Di Carlo, e Arisa appunto ha esternato i suoi sentimenti in questo periodo. Il giorno dopo è stata, ahimè, lasciata ufficialmente. Oddio, come dinamica è un pochino particolare, un po' precipitoso il tutto, l'abbiamo detto, l'abbiamo sottolineato più volte. Fatto sta che sicuramente ci sono dei problemi che non vengono poi menzionati. Sicuramente l'atteggiamento di Arisa nell'ultimo periodo è un po' particolare, insomma, mette in mostra il suo décolleté, le sue qualità fisiche, se così vogliamo dire. E sai, io mi aspettavo che ci sarebbe stato, da questo punto di vista, sai, una dichiarazione forte da parte del compagno, invece no, si è arrabbiato perché non è stato menzionato in un'intervista. Quindi questo fa un pochino pensare anche sulla vacuità del sentimento, che forse insomma non aveva delle basi certe. Eh sì, troppo rapido effettivamente, da settembre si sono conosciuti, frequentati e subito hanno pensato di convolare a nozze, ma soprattutto a me sembrava tanto quel tipico atteggiamento di tante, soprattutto ragazze, ma anche ragazzi, che lo fanno in maniera diversa, che quando si lasciano incominciano a postare le foto un po' più sensuali, un po' più particolari, per far arrabbiare l'ex fidanzato, ottenendo poi spesso l'atteggiamento opposto e contrario. Ragazzi, c'è un segreto: quando ci si lascia bisogna sparire. Esatto. Non lasciare traccia di sé. Così si attira l'attenzione, non anch'io attraverso... lo dico sempre alle mie amiche, vedi? Questi sono mezzucci sbagliati, abbastanza immaturi, perché non si fa altro che sottolineare magari quella peculiarità del carattere che magari non piace al compagno. Esattamente. Ci sono mille detti, mille dicerie sul quando ci si lascia, non bisogna insomma parlare male del compagno e così via. Le persone fanno esattamente il contrario di quello che diciamo viene sapientemente detto anche dalle nostre nonne e dalle nostre mamme. Quindi insomma. Che hanno sempre ragione, sempre. Ricordiamolo sempre, nonne e mamme sempre, i detti popolari anche non sbagliano mai.
Arisa, che poi è ritornata nella sua quotidianità nella promozione della canzone di Sanremo, che sta andando molto bene nonostante non abbia raggiunto comunque le prime tre posizioni della classifica generale. È ritornata ad essere docente della scuola di Queen Mary. Queen Mary ormai proprio sì, impegnatissima comunque, sì, sì, sì. In tantissime produzioni, ne ha finita una e ne ha iniziata un'altra, quindi comunque sta proseguendo la sua vita e chissà poi se questa liaison si possa recuperare, anche se al momento sembra di no. Eh beh, quel che è certo è che interpreterà con maggiore enfasi ed entusiasmo la sua canzone, quindi esatto. C'è sempre un lato positivo. Potevi fare di più, beh, su questo non c'è ombra di dubbio. Salutiamo ovviamente Arisa, siamo con te, non ti preoccupare, capiamo da donne che passerà, soffrono per passerà, amore. Passerà, non ti preoccupare. Passerà, passerà, infatti. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo con Gossip Mania, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, stavamo parlando delle ultime novità della televisione, quindi l'Isola dei Famosi, ma anche dell'amore, l'amore che non è andato a buon fine e quello che forse si avvia proprio su questa strada, ormai oggi va così. Oggi è la giornata della tristezza, ieri era quella della felicità, oggi è quella della tristezza, insomma siamo in tema, diciamo così. Siamo in tema, esattamente, anche perché lo avevamo detto, il periodo di San Valentino è stato strano, un risveglio di amore, di dichiarazioni anche in grande stile, rose, regali, poi nelle prossime puntate abbiamo di che parlare anche su un'altra coppia che avevamo analizzato qualche settimana fa, però i riflettori continuano ad essere puntati su di loro, su Diletta Leotta e Gianni Amane, il nostro caro Gian. Non dico dal cuore infranto, perché ovviamente assolutamente no, però che ci fosse qualcosa che in realtà non stesse andando nel verso giusto era abbastanza palese, anche perché riavvolgiamo un attimo il nastro per chi non ci avesse seguito nelle primissime puntate. È nato e scoppiato all'improvviso questo grande amore. Come un'epidemia. Come un'epidemia, esatto. Questo grande amore tra questi due protagonisti della televisione italiana, Gianni Amane, l'attore turco più amato dalle donne di tutto il mondo, donne, nonne, mamme, nipoti, zie. Mamme, veramente da tutte, che possiamo vedere anche numerose pubblicità, basta accendere insomma sì. Queste grandissime battute tipo come buona la pasta. Che devo dire, anche lì si vede la sua qualità proprio di attore, sì. La sua qualità attoriale, non perché è un bellissimo ragazzo, assolutamente non per quello, che ha fatto breccia nel cuore di Diletta Leotta, subito queste foto, questi post bellissimi, super romantici, quasi da film, al tramonto, queste cene stupende negli hotel, questi weekend super mega romantici. Questi cavalli. Cavalli, sì, veramente tutte le cose romantiche del mondo erano lì tra Gian e Diletta, persino un incontro tra le famiglie, questa visita in un noto negozio, in una nota gioielleria romana e questo bellissimo anello di 20.000 euro, sì. Perché è stata ufficializzata anche la somma, che è spuntato sull'anulare sinistro di Diletta, che lo ha sfoggiato proprio durante le ultime dirette televisive. E beh, fin qui tutto bene. Bellissimo, romanticissimo. Quasi da invidia, direte. Qual è il problema? Il problema è che effettivamente sembra proprio che ci sia stata questa famosa proposta di matrimonio con tanto di aereo, come avevamo già analizzato nelle scorse settimane da parte di Gian, ma risposta sembra non ci sia stata. O meglio, sembra che Diletta ci stia ancora pensando, poiché anche qui posso dire, l'avevamo detto,
vuole andarci con i piedi di piombo. Sembra che la starlet della televisione sia un po' allergica al matrimonio, soprattutto in tempi brevi, quindi ha rispedito l'aereo al mittente e vuole un attimo pensarci, diciamo così. Diciamo che ci sta questo ragionamento, è normale, anche perché, parliamoci chiaro, al di là di essere insomma due persone completamente diverse, con dei background culturali diversi, comunque hanno stili di vita diversi. Fino ad ora, insomma, sappiamo che Gian è un uomo romantico, molto dolce e così via. Di Diletta sappiamo principalmente dei suoi flirt. Non conosciamo molto del suo carattere, anche perché molto spesso tende a mostrarsi più in maniera molto più spinta, diciamo, rispetto all'immagine della brava ragazza che conosciamo. Certo è che, insomma, questo legame ha fatto discutere fin dall'inizio, perché gli opposti si attraggono, vero è, però lei era sempre molto distaccata, quindi non si riusciva a capire il perché. Probabilmente Gian ha avuto un colpo di fulmine, ma Diletta no. E quindi qui si discute un attimino sul perché abbia accettato quest'anello, su perché ci sia stata la conoscenza tra i genitori, insomma fanno pensare un pochino di cose. O forse Diletta vuole semplicemente temporeggiare per far parlare di sé. È molto probabile, infatti è un po' la linea comune dell'opinione pubblica, anche se sono stati difesi proprio da Maurizio Costanzo, sì, che ha deciso di spezzare una lancia proprio a favore di questa storia d'amore, che infatti tutti continuano a dire che sia un po' forzata per la pubblicità, un po' strana, però ci dobbiamo fidare di Maurizio un po', dai. Se lo dice lui è così, anche perché insomma lui ha avuto modo anche di vedere numerose persone nel suo cammino televisivo, quindi conosce anche le dinamiche televisive e capisce poi anche quali sono i legami tra le persone. Parliamo comunque di un personaggio che è legato da tanti anni con Maria De Filippi, non hanno figli, quindi insomma è un legame molto particolare. Sicuramente le esperienze personali ti aiutano poi anche a comprendere chi certo è di fronte. Certo è che fa discutere, perché quando si è di fronte ad una proposta di matrimonio, insomma, almeno in maniera generale, non parlo per me, che sia chiaro, fa sognare l'idea di un matrimonio lampo, di cavalli, tramonti, cene, ristorante e così via. Però può anche essere che, insomma, Diletta non voglia proprio il matrimonio in tutta la sua vita, vuole semplicemente una convivenza, vuole viversi il rapporto così com'è, non vuole che ci siano poi troppe bocche a parlare anche a sproposito del suo rapporto. Non so che cosa dire, perché mi dispiace un pochino per Gian, che poraccio, insomma, riceve porte in faccia da un po' tutti, quindi. Eh sì, anche perché la mia amica appassionata di serie turche mi ha detto che effettivamente gli uomini turchi sono così molto appassionati, sì, che si lasciano andare all'istinto, a questo innamoramento, quindi può darsi che Diletta effettivamente sia un po' spaventata, anche perché avevamo detto che lei non ricondivide le storie bellissime che Gian pubblica sui social, ed effettivamente, poi ci stavo pensando mentre stavi parlando, rispetto all'inizio c'è stato un attimo un rallentamento anche di post pubblicati, sì, di foto, di articoli anche di paparazzi. Quindi c'è stato un po' un freno. Sì, devo dire che per esperienza personale, avendo vissuto in Turchia, come sai, per un po' di tempo, vi posso dire che gli uomini turchi non conoscono l'equilibrio, vale a dire che vanno in eccesso per qualsiasi comportamento, e dal punto di vista, insomma, professionale, dal punto di vista della vita privata. Quindi, non conoscendo un equilibrio, molto spesso, sai, esagerano anche nei comportamenti, nelle azioni, e non si fanno molte domande sul sentimento, come ce le facciamo noi, certo, donne, insomma, è la persona giusta per me, potrei fare una famiglia con questa persona. No, cioè, questa cosa non avviene. Vedi, è arrivata la conferma. Ci si lascia semplicemente andare, si vive il momento. Quindi questo forse può essere un motivo di contrasto anche con Diletta Leotta, che, insomma, una donna è molto più posata, cerca, insomma, di creare delle fondamenta un po' più profonde, un po' più stabili per questo rapporto. Eh sì, poi viene anche da alcune storie non troppo, sì, positive, finite poi male, quindi è giusto anche che ci vada un po' più con calma e con i piedi di piombo. Ovviamente attenzioneremo tutto, ogni post, ogni mi piace, ogni cosa che succede. Cambiamo ancora argomento.
appuntamento perché abbiamo ancora poco tempo. E c'è un'altra cosa che è accaduta della quale vogliamo parlare, perché è una cosa, un argomento un po' più serio rispetto agli altri. Infatti la settimana scorsa è stato ricondiviso, è emerso un video che poi è stato accertato fosse vecchio di qualche tempo fa, durante il quale Giulia De Lellis, la nostra influencer top, possiamo dire, parlava male delle curvi. Tutto è nato da un ospitato, ovviamente, da Barbara D'Urso, che te lo dico a fa. Esatto, che riprendeva proprio una frase similare dell'allora fidanzato Andrea Damante, nella quale appunto parlava male dell'idea delle modelle curvi, delle ragazze curvi, quindi con un po' di pancette in più, che non potessero essere all'altezza delle ragazze stile modelle e fisicate. La cosa più brutta è che in studio erano presenti delle ragazze, delle modelle curvi bellissime, poi veramente veramente belle, che sono state offese proprio in diretta televisiva, poiché anche Giulia De Lellis, che era lì presente mentre Damante in collegamento, ha ribadito che non è una cosa bella sfilare con la pancia, con una gamba grossa tre volte ad una sua coscia, piuttosto che mettere in mostra una fisicità che non rispecchia i canoni. Giusto per terminare il cerchio, Giulia De Lellis proprio nella giornata di ieri poi ha anche postato un video sui suoi social dicendo che si trattava ovviamente di un video vecchio, cosa che ahimè non la giustifica assolutamente, ma soprattutto ha letto alcuni messaggi in diretta di body shaming, ma nei suoi riguardi, autogiustificando un po' anche il suo parere, ed anche questa non è una giustificazione purtroppo. No, anche perché insomma sappiamo bene che ci sono alcuni argomenti un po' tabù, non solo nella televisione ma anche nella vita reale. Ci sono argomenti di cui bisogna informarsi prima di poter parlare, e nel caso specifico insomma ci troviamo di fronte ad una ragazza che all'inizio non era come adesso, quindi si è modificata notevolmente anche grazie alla chirurgia plastica. Si è resa poi protagonista di alcune campagne a favore insomma della skin care, quindi della cura del viso, essendo lei insomma provata dall'acne. Quindi insomma ci sono alcuni dettagli della sua persona che fanno discutere, proprio perché si è resa anche una, insomma, ha messo a nudo le proprie debolezze, quindi ha fatto anche conoscere un altro lato di sé. Il problema però della De Lellis sono principalmente queste dichiarazioni che vengono fatte senza riflettere. Mi dispiace dirlo, però è così. Questi argomenti tabù come il fattore delle curvi, insomma, è un tema un po' scottante, soprattutto al giorno d'oggi, perché insomma ognuno di noi ha i difetti, ognuno di noi ha quel chiletto in più, però ci limitiamo sempre ad uno standard che ci viene mostrato dalle modelle di note, insomma, di noti brand. Ma anche perché, scusami se ti interrompo, lo standard del quale parla Giulia De Lellis, ma chi lo impone, chi lo ha deciso, qual è l'entità suprema che ha deciso che una ragazza per essere bella deve pesare 40 kg, essere alta 1,80 m, avere i capelli neri e gli occhi azzurri? Cioè, chi decide questi standard se non la testa di chi parla? Esatto, cioè, e questo poi innesca anche i problemi in chi le segue, perché ovviamente volendo tutti quanti imitare questi personaggi che dovrebbero influenzare positivamente, in realtà lo fanno negativamente, chi li segue, si creano poi questi standard che in realtà non esistono, perché ognuno di noi è un soggetto singolo, quindi deve avere la propria personalità. Omologarsi agli altri vale a dire poi non avere molta autostima, parliamoci chiaro, perché lei stessa ha affermato che quando era col caro Damante e poi con l'attuale compagno non si è mai fatta vedere con un pigiamino di flanella o struccata, quindi questo insomma... E questo è un po' più serio, diciamo. Quindi questo fa pensare, anche perché insomma ognuno di noi quando insomma è a casa si mette comodo, e al di là insomma di tutto il proprio fidanzato, la propria fidanzata non dovrebbero avere paura di vederci senza trucco o senza abiti insomma abbastanza eleganti. Quindi insomma è un po', fa un po' discutere la sua persona ma anche la sua testa, perché ci sono parecchie cose che insomma sono un po' contrastanti.
Infatti sui social si è scatenata poi una vera e propria battaglia di opinioni, tanto è vero che sono poi emerse subito le foto, le prime foto di Giulia De Lellis, nelle quali era veramente acqua e sapone, era diversa senza questi ritocchini chirurgici, e quindi da lì poi è partita la critica, quella costruttiva e più sana ovviamente, non quella degli haters, che è ugualmente sbagliata. Ovviamente noi lanciamo sempre il messaggio, soprattutto alle giovanissime, di riflettere con la propria testa, di non farsi influenzare negativamente da modelli che sono imposti dalla società, ma in realtà si autoimpongono, perché sì, non ci sono in realtà dei modelli giusti da seguire, se non i propri valori e ciò che si vuole costruire nella vita, e soprattutto che le proprie peculiarità e le proprie singolarità rendono poi uniche le persone, sono quelle che alla lunga fanno la differenza. Sì, anche perché almeno ci guardiamo allo specchio e siamo sicuri di quello che siamo. E ci riconosciamo. E ci riconosciamo, esatto. Poi qualche chiletto in più vuol dire che insomma siamo delle buone forchette. Ma sì, ma è una gioia della vita, guarda, veramente, soprattutto quando si fanno dei discorsi di salute, ovviamente quando si poi si sfora nello stare male è un altro paio di maniche, però veramente cosa c'è di più bello di una pizza, di un piatto di pasta? Quindi ci vuole equilibrio nella vita, sempre, in tutto, quindi insomma senza strafare. Certo, fare un pochino di attività fisica aiuta. Certo, anche anzi, fa benissimo. Per la propria salute, il cuore, la pressione, insomma, certo, tanti problemi che ognuno di noi può avere, però insomma bisogna essere sereni, stare bene con se stessi senza imitare gli altri, perché poi alla fine, insomma, ecco che cosa succede. Esattamente, noi cari amici siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. E vi diamo appuntamento a domani, ore 18:30 con Gossip Mania. Buon pomeriggio.